Attimi di spavento per il sindaco di Vallefoglia Palmiro Occhielli, colpito da un malore ieri mattina mentre si trovava nel suo ufficio in comune. L'ex presidente della provincia è stato portato immediatamente all'ospedale Santa Croce di Fano, dove ora si trova in osservazione con una prognosi di 72 ore. Sembrerebbe trattarsi di un ictus, un malore dovuto ad un grumo di sangue che ostruiva la fluidificazione neurologica. Le condizioni di Occhielli, 73 anni compiuti a gennaio, sono attualmente stabili e il senatore può considerarsi fuori pericolo. Nel frattempo, il primo cittadino di Vallefoglia ha già riniziato a muoversi e a camminare. Tutto sommato, almeno per il momento, sembra abbastanza bene, insomma, nel senso che diciamo, questa mancanza di fluidificazione del sangue nella parte sinistra della gamba e del braccio si è ritornata nella sua normalità. Spero non ci siano altre complicazioni. Per il resto, come si sente, sto parlando abbastanza bene, insomma. Spero di averla superata, ma è stata una bella batosta. Sempre di più stare attenti, affaticarsi, forse anche un po' di meno, insomma, ecco. Qui nel reparto di Fano sono stati bravissimi, devo dire, gente di grandissima qualità e quindi spero di uscirne bene quanto prima, ecco. Un piccolo segnale di malessere il sindaco di Vallefoglia lo aveva già percepito da qualche giorno, riconducibile ad un leggero fastidio di cervicale. Come sempre alle 6:30 del mattino mi sono recato in comune e ho avuto un fortissimo, diciamo, dolore diciamo, sotto le spalle e ho fatto uno scoril Voltaren per i dolori della cervicale. Invece dopo un'oretta ho cominciato a sentire un po' della mancanza di forza nella parte sinistra del corpo. E abbiamo chiamato il 118 e sono venuti subito e hanno deciso di portarmi immediatamente qui a Fano e hanno fatto un trattamento particolare per riattivare la circolazione del sangue. Quindi è stato. Io sono rimasto sempre molto tranquillo, molto sereno, però insomma è stata una bella roba tosta, insomma. Attimi di paura alla quale si è unita però la tanta solidarietà di numerose persone che si è stretta attorno all'animo combattivo del sindaco Occhielli. Ho avuto centinaia e centinaia di messaggi di solidarietà, di preoccupazione. Vorrei tranquillizzare tutti, che spero insomma che grazie alla medicina, grazie alla capacità dei medici, eccetera, di ritornare quanto prima alla normalità. Ecco, non ho mai visto tanta solidarietà, sono un po' anche emozionato, devo dire. E questo mi fa piacere e mi gratifica.